Ciao a tutti, bentornati sul canale. Allora, andiamo a montare insieme questi quattro numeri della 500, anche se già sappiamo che su due non dobbiamo fare assolutamente nulla, se non il famoso test elettrico che tanto abbiamo atteso, ma non ci hanno mai fatto fare. Ad ogni modo, in questa spedizione andremo a mettere mano sullo sportello, sul primo sportello, che però non sarà completato. Quindi, non ci perdiamo in chiacchiere e iniziamo subito questo montaggio. Allora, diciamo che il numero 68 per adesso non lo dobbiamo aprire, lo apriremo più avanti, e appunto ci viene richiesto di fare il famoso check o test elettrico. Allora, accendendo qui si devono accendere le luci anteriori e quelle posteriori. Come vedete funzionano, funziona anche se premo il freno, si accendono queste luci dietro. Dovrebbero accendersi anche se tiro su il freno a mano, ma a me in realtà si spengono, quindi c'è qualcosa che non va a livello elettrico che assolutamente non mi va di aggiustare. Abbiamo anche le frecce, vedete che se le metto, se accendo e muovo, diciamo, su questo lato abbiamo le frecce sul lato sinistro, se lo sposto di qua abbiamo le frecce sul lato destro, ovviamente, quindi funzionano alla perfezione. Abbiamo anche il clacson che funziona, e poi premendo le levettine in mezzo si mette in moto. Quindi, come vedete, questo test elettrico è più o meno tutto funzionante, tranne questo freno a mano, dove sicuramente avrò invertito qualcosa, ma a causa diciamo dell'errata gestione di questo modello non ho assolutamente intenzione di smontare tutto per capire dove ho sbagliato. Nel numero 69 abbiamo i vetri, che a questo punto apro, anche se non usiamo adesso, quindi vediamo un attimino se riesco a toglierlo qua, togliere questa parte grande. Ok, questo è uno e questo è l'altro, li poggiamo qui perché li dobbiamo usare nel numero ancora successivo, ovvero il numero 70, che andiamo a vedere. Allora, eccolo qua. Nel numero 70 riceviamo questa prima parte dello sportello. È sicuramente emozionante vedere la prima parte di carrozzeria, anche se in realtà nel primo numero avevamo ricevuto il muso, ma insomma è passato decisamente tanto tempo e quindi fondamentalmente questo è il primo pezzo che vedo. Allora, andiamo a mettere in questo modo, lo lascio poggiato qui sulla carta, così evito di danneggiarlo, di graffiare la carrozzeria. Allora, abbiamo questo meccanismo dell'apertura che va posizionato in questo punto, quindi adesso mi devo un attimo studiare come metterlo e poi lo andiamo ad avvitare. Quindi fondamentalmente va messo in questo modo, in pratica la parte del chiavistello va verso fuori. A questo punto poi andiamo a prendere il pezzettino di plastica che serve per reggerlo in posizione e dobbiamo andare a metterlo in questo modo. Qui andiamo ad avvitare con una delle viti che ci hanno dato, è una vite flangiata. Allora, questo cacciavite io non faccio altro che magnetizzarlo, ma puntualmente si smagnetizza, quindi vabbè, non riesco a mantenerlo carico fondamentalmente. Però vabbè, andiamo a mettere questo pezzetto e così possiamo andare avanti. Poi passiamo a mettere la maniglia, che andiamo a mettere così, in questo modo, quindi molto semplicemente, e l'andiamo ad avvitare con l'altra vite. Ricordatevi che in questo modello non ci sono fornite viti extra, quindi non ce le possiamo perdere. Dobbiamo fare assolutamente attenzione. Questo è, diciamo, secondo me un difetto, non avere una vite extra, perché a chiunque capita di farla cadere. Comunque, al di là di questo, adesso andiamo ad aprire il primo pacchetto che abbiamo ricevuto,
all'interno del quale troviamo le cerniere. Allora, in questo caso, siccome stiamo costruendo lo sportello di destra, prendiamo quella con la R. A questo punto io le altre proprio non le tocco, le lascio direttamente in questa plastica, fondamentalmente in questo blister. Quindi andiamo a mettere così e vado a prendere le viti. Allora, vediamo un attimino che tipo di resistenza mi offrono queste viti, che sono 3. Se dovesse servire l'olio, ce lo metto dopo. Intanto, diciamo, voglio iniziare ad avvitare. Voglio rendermi conto, no, assolutamente ci vuole l'olio, ci vuole assolutamente un goccio d'olio, perché sono molto dure. Quindi andiamo a bagnare qui con l'olio, poi l'eccesso, diciamo, lo puliamo dopo, anzi lo posso anche togliere subito, che diciamo tanto non è che serve un litro d'olio, serve il giusto per far scivolare le viti dentro senza rompere il metallo. Allora, qui c'è decisamente qualcosa che non va. Adesso non ho capito se le viti fornite sono tutte uguali o se sono diverse. Le vado a verificare, perché siccome questa non entra nonostante l'olio, non vorrei che fossero di dimensioni diverse. Ora ne vado a prendere un'altra, la mettiamo in un altro punto. Allora, questa entra e le viti mi sembrano le stesse. Quindi diciamo che il problema è solo di stringerle molto forte. In realtà le viti non sono tutte uguali, perché ci sono, nel blister ci sono 2 gruppi di viti, solo che io pensavo che fossero ora ve lo mostro. Pensavo che le viti che stavano sopra erano di una cerniera e le viti per l'altra, invece sono dimensioni diverse. Quelle di sotto sono più piccole e quindi entrano decisamente bene. Bisogna tenerle poi da parte anche per quando riceveremo lo sportello sinistro, e quindi queste le dobbiamo mantenere assolutamente da parte. Quindi io adesso le vado a rimettere assolutamente all'interno del blister, così da conservarle fino alla prossima spedizione. Così intanto la cerniera l'ho messa. Vado ad aprire l'ultimo numero di questa spedizione, ovvero il 71, che ci lascerà anche lui a metà, però diciamo che sicuramente qualcosa in più la facciamo. Allora andiamo a prendere questa parte, poi l'ingranaggio, qui abbiamo non so cosa, niente, e abbiamo 2 viti qua. Diciamo che non è un granché come hanno gestito questi blister, non sono proprio il massimo. Ad ogni modo, andiamo a vedere che questo pezzo lo dobbiamo mettere qui a copertura, diciamo, di questa zona, e dobbiamo andare ad avvitare con 2 viti di quelle che hanno la stessa dimensione, perché sono di 2 dimensioni diverse anche qui. Quindi fondamentalmente vado a metterle qua, andiamo a prendere le prime 2 viti e andiamo a metterle. Allora, non c'è verso di reggere da sole queste viti sul cacciavite, oggettivamente lo devo buttare, perché anche se lo rimagnetizzo non resiste, quindi non va più bene. Allora mettiamo la seconda vite e poi diciamo che questa parte è fatta. È una plastica piuttosto dura, quindi non mi fa impazzire, però è anche vero che potrebbe essere una fedele riproduzione di quella che era la macchina all'epoca, quindi diciamo qui non me la sento di criticare, perché mi sembra veramente uguale. Allora, a questo punto andiamo avanti mettendo il primo ingranaggio piccolo qua, poi poggiamo il vetro, facendo attenzione perché ovviamente è plastica, quindi non c'è nessun tipo di resistenza particolare, questa si rompe che è una bellezza, quindi attenzione. E andiamo poi ad avvitare la vite qui sulla plastica dell'ingranaggio lungo. Questo qui dovrebbe poi non solo far funzionare il meccanismo, ma reggere in posizione anche l'ingranaggio piccolo. Allora adesso lo mettiamo, vado a mettere questa vite così. Ok, quindi teoricamente vedete che se giro a mano la
l'ingranaggio piccolo mi si alza e si abbassa il vetro, quindi teoricamente questa cosa funziona bene. Il vetro piccolo non lo possiamo montare e quindi per adesso abbiamo terminato tutto questo montaggio. E quindi spedizione piuttosto deludente, anche se abbiamo, diciamo, completato almeno all'esterno uno sportello, a parte questo vetro, ma all'interno, diciamo, c'è già il meccanismo di funzionamento che abbiamo visto essere ok. Come avete visto, il check elettrico ha dimostrato di avere un problema sul freno a mano che mi spegne le luci invece di accenderle, ma insomma, come vi ho detto, chi se ne frega, spero che voi siate più fortunati, oppure se avete voglia e soprattutto tempo da perdere, se vi va di rismontare tutto per cercare l'errore, però insomma io non lo farò. Ritengo appunto che sia stato un grave errore non farci testare tutto l'impianto elettrico quando era possibile correggere le cose, e quindi a questo punto lo lascio così. Certo, se non funzionava niente magari potevo tornare indietro, ma visto che c'è un solo errore me lo tengo così. A questo punto quindi mi raccomando, scrivete nei commenti qui sotto se anche voi avete avuto dei problemi elettrici o di qualsiasi tipo, e io come al solito vi chiedo il solito pollice in su, e mi raccomando, vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanellina così da non perdere nessuno dei miei prossimi video. Detto ciò, vi saluto e ci vediamo molto presto nei prossimi giorni. Ciao!